Tutti sulla panchina del Bologna, c'è Olivieri, c'è anche Baggio, nessuna sorpresa dell'ultima ora. La coppia d'attacco rosso-blu è composta da Anderson e Kolivanov. Lazio invece in piena emergenza, senza gli infortunati Almeida, Favalli, Boxic, lo squalificato Jugovic. Casiraghi è in panchina con la caviglia così così. Mancini unica punta, il suo vero compito però è far spazio a Fuser, Gottardi e soprattutto Nedved. Sesto minuto, l'iniziativa per vie centrali di Fuser proprio per Nedved, sinistro troppo d'esterno al lato. Nono minuto, punizione, ancora Nedved, brivido per Sterkele. Decimo, Marocchi sempre lucidissimo, la splendida sponda di Anderson per Kolivanov che cerca la percussione centrale, salva Negro. Quattordicesimo, corner di Kolivanov, Negro disturba Marchegiani, Fuser anticipa all'ultimo momento Paramatti. Sedicesimo, Lazio in avanti, una palla vagante contesa da Carnasciali e Gottardi, arriva come al solito Nedved che cerca ma non trova il giro sotto l'incrocio. Ventunesimo, ancora un pallone vagante, questa volta si avventa Gottardi, pronta la girata, pronta anche la risposta di Giorgio Sterkele. Intorno al 35esimo Olivieri parla con qualcuno nella sua panchina. E al 41esimo arriva il momento di Roberto Baggio che entra a sostituire Kolivanov, infortunato, il russo si accomoda in panchina. Passano 40 secondi, palla in area del Bologna, Fuser, una finta, il cross lungo per Rambaudi, lo stop, palla dietro, arriva Nedved e il gol dell'1-0, settimo gol in questo campionato per Nedved, capocannoniere biancoceleste con Alain Boxic, il replay dello splendido diagonale a fil di palo di Pavel Nedved. Al 45esimo la replica del Bologna, c'è un fallo di mano di Negro, netto, sarebbe calcio di rigore, Pairetto non lo vede oppure giudica il Mani involontario. Bologna protesta molto, nell'intervallo scorgiamo un abbronzatissimo Cragnotti, poi con Fabrizio Cicconi passiamo alla ripresa, sesto minuto, Mancini, il piede sinistro di Sterkele. Undicesimo, la solita torre di Kenneth Anderson, si accende una piccola mischia nell'area piccola di Marchegiani che poi risolve. Entrano nel Bologna Paganin per Torisi, Fontolan per Negro, 17esimo, punizione, Roberto Baggio, Marchegiani sarebbe battuto ma la palla sfiora il palo. Baggio sembra non crederci. Olivieri dice ai suoi attaccate con calma ma Marchegiani non correrà più pericoli nonostante il Bologna mantenga l'iniziativa. Anzi guardate, 85esimo, Mancini, grande intuizione per Gottardi, cerca il tocco di punta ma Sterkele non si fa sorprendere. L'ultimo brivido è addirittura al 95esimo, punizione dal limite con Roberto Baggio a far paura. Il tiro però finisce alto e Pairetto fischia proprio qui la conclusione della partita. Lazio vince 1-0, Lazio sempre più in alto oggi nonostante le tante assenze.